Calcio Pazzi. Buongiorno, è lei signor Serafino da Ceprano? Esattamente, sono io, Serafino, mezzo poeta e mezzo burino. E tu chi sei? Lo direttore dei Calcio Pazzi? Sì, sono io, buongiorno. Siamo venuti a trovarla perché ci dicono che lei sia un personaggio molto particolare. Ah, ma vedo che lei espleta la sua attività nel settore primario dell'economia. No, io non so primario, io c'ho la terza elementare serale. Io sono mezzadro, contadino, pastore. Mungo le vacche, tratto il bestiame, insomma, come direbbe il mio presidente preferito, lo Tito, che c'ha fissa per il latino, so un facchetotum. Non mi ha capito, signor Serafino, vabbè, non fa niente, ma lei è laziale? Certo, che non si vede, c'ho pure la sciarpetta da Lazio, questa mi ha regalata Manfredonia nel 1983, lo ricordi te a Manfredonia? Sì, me lo ricordo, ma non mi sembra che sia un laziale doc. Ha giocato pure nella Juve e soprattutto ha giocato nella Roma. E vabbè, figlio mio, stai a guardare il pelo sull'uovo. Bisogna essere elastici nella vita, no? Prendi me, per esempio. Perché lei? Io sono laziale, ma mi ritrovo a lavorare per Pallotta. Per? Mi scusi? Dicevo, io sono laziale, ma mi tocca di lavorare per Pallotta. Scusi, signor Serafino, non la capisco bene, potrebbe parlare meglio? Mannaggia gli stinghi di De Rossi, ma allora si è proprio rintronato. T'ho detto che sono laziale, ma purtroppo mi tocca da lavorare per Pallotta, il presidente da Roma. Addirittura, ma com'è possibile? Sì, qua una volta era tutto dei gragnotti che ci coltivava i pomodori, poi ha comprato tutto Pallotta e ci ha fatto un ranch all'americana. Mo ci alleva cavalli selvatici, bufali, pecore. E io sono il responsabile, diciamo, ecco. A proposito, direttore, mi è venuta un'idea. Non è che mi volete come inviato, per caso? Io so tutto da Roma, ma pure da Lazio. Te potrei raccontare certi aneddoti. Ah, per me va benissimo, signor Serafino. Anzi, visto che ci siamo, iniziamo subito con uno scoop. Ma che tipo è Pallotta? Molti dicono che sia un tipo burbero, un po' riservato. No, ma che è un simpaticone. Il classico americano caciarone. Senti questa, io sono patito di scommesse. Ah, no? Lei scommette? Direttore, stai calmino, io non scommetto sul calcio. Prima che viene Palazzi mi viene a pigliare quelli carabinieri. Io faccio scommesse da bar, roba innocente, diciamo. Ah, no? ci dica. Perciò l'altro giorno viene Pallotta e gli faccio: Presidente, ti vuoi fare una scommessa? E lui piglia e mi fa: of course! Gli dico: io ammazza, di corsa? Piglia mi fa, piglia gli dico, devo scommettere 500 euro con me che io ho 4 palle? E lui mi fa, ok, mi mette la mano nei garzoni, se fa in giro. Dopo un po' mi guarda e mi fa, mi dispiace Serafino, hai perso 500 euro, tu hai solo 2 palle. Gli ho detto, sì Presidente, ho perso 500 euro con te, ma ne ho vinti 2000 con gli amici del bar Curva Nord, perché con loro avevo scommesso che mi facevo toccare le palle dal presidente da Roma e ci sono riuscito. No, signor Serafino, queste volgarità a Calcio Pazzi. E quale volgarità, se fa per scherzare. E poi io sono mezzo burino, oh, ma sono pure mezzo poeta. Anzi, vuoi sentire la mia ultima poesia? A questo punto siamo curiosi di sentirla questa poesia, però visto che abbiamo parlato di scommesse, ce la faccio un pronostico per domenica? Che ne so, Chievo Lazio? E che te vuoi pronosticare? Chievo Lazio, siamo sul... E Roma Bologna? Beh, la Roma, vista l'assenza, se potrebbe da rischiare... Ah, grazie. Ok, allora guarda, a questo punto vada pure con la poesia e ci faccia sentire questa sua opera. La vuoi sentire? Ah, ce l'ha là pronta? Certo. Si chiama La Lazio nel Pineto. Ah, aspetti, La Lazio nel Pineto, devo interromperla. Veramente qualcuno più famoso di lei ha già scritto una poesia con un titolo molto simile. Ah sì? E chi è? Che è Colo Macellaro? No, veramente parlavo di Gabriele D'Annunzio. Non lo conosco, ma non è De Ceprano. Io qua conosco tutti. So se sarà ad un paese vicino. Vabbè. Comunque, a voi sentite questa poesia? Vada. Eccola. Lazio, squadra del mio cuore,
mi fai soffrire la domenica sperando in un rigore. Con lo Tito presidente, che nessuno compra ma tutti vende. Cettare, grande dirigente, ma come giocatore non valeva proprio niente. In campo ci so 11 aquilotti, ma so un po' vecchi eppure un poco rotti. E dagli spalti ci unisce sempre un solo grido. Vincere e vinceremo? Oh, me fai finì? E dagli spalti si alza un solo grido. Comprace qualcuno, all'Odito. Ciao Calciopazzi, se pigliamo più avanti. Arrivederci signor Serafino, buon lavoro ancora. A Calciopazzi c'è un burino, a Calciopazzi c'è un burino. Calciopazzi.